Paola Gianotti, una ultra cycler, una coach motivazionale e una scrittrice. Mi piace anche scrivere ogni tanto tra una pedalata e l'altra. Oggi sono qui perché sto attraversando tutta la ciclovia dei parchi della Calabria. Sono partita 2 giorni fa da Laino Borgo, punto di partenza per me della ciclovia, e adesso nei prossimi 2 giorni arriverò fino a Reggio Calabria. Ciclovia che sto trovando veramente meravigliosa. Ieri ho attraversato il Parco Nazionale del Pollino con tutti i suoi borghi arroccati e oggi invece sto attraversando il Parco della Sila con tutti i suoi laghi, le sue pinete, e soprattutto non fa neanche particolarmente caldo, si sta bene e questo non guasta mai. E poi si prosegue verso sud. Una ciclovia che presenta veramente scenari diversi e ci sono tantissime, nonostante abbia pedalato per ora solo per 200 km, ho già tantissime cartoline in mente, ma forse la cosa più bella oltre al paesaggio è l'ospitalità delle persone, perché tutte le volte che sono venuta in Calabria mi sono sempre trovata bene, ma adesso attraversando la ciclovia e quindi arrivandoci in bicicletta è qualche cosa ancora di più, e quindi è uno spettacolo vedere che tutti ti aiutano e ti danno da mangiare delle cose buonissime innanzitutto, e poi c'è sempre un sorriso pronto da parte di ogni persona che incrocio. Una volta finita tutti i 545 chilometri della ciclovia, con oltre, diciamolo perché è importante, 12.000 metri di dislivello che possono essere fatti a tappe, quindi a quante tappe si vogliono. Io da ultracycler ovviamente lo devo fare veloce, ma ognuno lo può fare con tutto il tempo che ritiene opportuno, anche perché ne vale veramente la pena. Dopodiché mi sposto in Sicilia. In Sicilia faccio 2 tappe proprio per portare avanti il progetto che a me sta più a cuore, che è il progetto del rispetto del ciclista sulla strada. Questo progetto nasce ormai da tanti anni, parte da parte mia, dal quando ho avuto un brutto incidente durante il Giro del Mondo in bicicletta nel 2014, che mi ha investito una macchina rompendomi la quinta vertebra cervicale dopo 15.000 km percorsi, e quando sono rientrata poi dal giro completato ho incontrato Marco Cavorso, il padre di Tommaso, che è un ragazzo che nel 2010 è stato ucciso da una macchina mentre si allenava in bicicletta, e insieme abbiamo iniziato questa importante campagna anche con il fondamentale supporto dell'amico e ciclista Maurizio Fondries, e abbiamo portato avanti questo progetto sul rispetto del ciclista sulla strada, perché purtroppo in Italia muore un ciclista ogni 35 ore. Noi vogliamo evitare prima o poi questa strage assurda, e quello che stiamo facendo è porre e far installare i cartelli del metro e mezzo su tutto il territorio italiano. Ad oggi abbiamo invitato gli 7.900 comuni italiani, proponendogli di posizionare appunto questa cartellonistica, che è una cartellonistica che serve per superare il ciclista a una distanza minima di 1,5 metri. Stiamo anche cercando di portare in Parlamento da diversi anni la legge, che ancora al momento non è stata approvata, proprio del 1,5 metri, legge che è già presente in tutta Europa, e quindi abbiamo riportato un modello già presente in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Svizzera, in Germania, in tutti i paesi del Nord Europa, qua in Italia, perché ce n'è veramente bisogno, e io vi assicuro che dopo aver girato tutto il mondo penso che l'Italia sia il paese più bello del mondo, e oggi sono qua in Calabria a girarlo, quindi non posso che confermare. E quindi è importante il rispetto non soltanto del ciclista, ma soprattutto della vita. Nel 2000, partiamo dalla prima avventura, quella del 2014, quando ho deciso di circumnavigare il globo in bicicletta per diventare la donna più veloce al mondo ad aver fatto il giro del mondo in bici. Ero la prima donna italiana, seconda donna al mondo, ed era un sogno per me di innanzitutto cambiare vita, perché io facevo la consulente finanziaria e volevo far diventare lo sport e il viaggio la
mia, che sono le mie passioni più grandi, volevo farle diventare il mio lavoro, trasformare la mia vita. E quindi ho preso la mia bici e ho fatto questo giro del mondo pedalando per una media di 220 km tutti i giorni, attraversando 24 paesi. Sono partita dalla mia città di Ivrea per fare tutta la costa della Francia, della Spagna, del Portogallo, e dopodiché spostarmi in Sud America. Sud America, dove ho attraversato la Patagonia, quindi tutta l'Argentina, il Cile, in Perù. Un Sud America molto difficile per le condizioni climatiche, per i deserti, perché ho attraversato anche tre deserti, tra cui quello di Atacama, che è il deserto più arido al mondo, e poi anche per una questione climatica, perché fare un giro del mondo in bici vuol dire un giorno trovare, anzi vuol dire tanti giorni trovare il vento contro, vuol dire trovare la pioggia, trovare il caldo, trovare la neve. Però è un concentrato di emozioni pedalare per 30.000 km in giro per il mondo, e quindi è stata l'avventura più importante. Dopo di che mi sono spostata, dopo il Sud America, mi sono spostata negli Stati Uniti, dove ho fatto il coast to coast da Miami fino a San Francisco, e dove purtroppo ho avuto questo brutto incidente, che però ad oggi è stato importante, perché quello che mi ha dato la forza per capire che è importante lottare per qualcuno e per qualcosa in cui si crede. Io credo tantissimo in questo progetto del rispetto del ciclista, e quindi sono certa che prima o poi anche la nostra bella Italia non avrà più morti sulle strade. E poi dopo mi sono spostata in Australia, ho attraversato tutta l'Australia, dopo essermi chiaramente fermata 4 mesi a causa dell'incidente, e per penultimo ho fatto parte dell'Asia per poi rientrare in Europa. E una volta che sono tornata dal giro del mondo in bicicletta, a quel punto la mia vita è cambiata enormemente, perché mi sono resa conto di quanto ogni obiettivo possa essere raggiungibile nella vita, anche obiettivi così ambiziosi, così sfidanti, ma così importanti dall'altra parte. E quindi ho poi attraversato l'anno successivo la Russia, da Mosca fino a Vladivostok, in un contesto di gara, la Red Bull Trans-Siberian Extreme. Erano 9.000 km di gare da fare in 15 tappe, con 75.000 metri di slivello, che ho fatto con Paolo Aste, un ultracycler di Vicenza, nonché carissimo amico, e insieme abbiamo pedalato per attraversare tutta la Russia, appunto da Mosca fino a Vladivostok, lungo il tracciato della Trans Siberiana. E dopodiché nel 2016 sono stata testimonial per la RAI, che ha candidato la bicicletta a premio Nobel alla pace, e visto che per me la bici vale veramente il premio Nobel e anche di più, ho deciso di accettare questa sfida e ho portato le firme da Milano fino a Oslo a gennaio 2016, perché se avesse vinto la bici il premio Nobel alla pace, il premio sarebbe andato alla prima squadra di ciclismo femminile afghana, che ogni anno lotta per poter pedalare, perché le donne in Afghanistan non possono pedalare. E nello stesso anno ho battuto un secondo Guinness World Record, ho attraversato i 48 stati degli Stati Uniti in 43 giorni e ho raccolto i fondi per acquistare 73 biciclette, che ho comprato personalmente e ho portato in Uganda, regalandole a 73 donne in Uganda, dove chiaramente la bici è speranza. E l'ho fatto insieme a Africa Mission Cooperazione Sviluppo, che è una onlus di Piacenza, e queste biciclette sono certa che abbiano regalato un sorriso a tutte queste donne che non hanno neanche la possibilità di avere un mezzo a disposizione per andare a prendere l'acqua magari a 10-15 km di distanza. E nel 2017 ho battuto un terzo record, ho attraversato il Giappone da nord a sud in 9 giorni, sempre portando avanti questa campagna della speranza che viaggia in bicicletta in Africa. E poi ho anticipato per 2 anni consecutivamente, nel 2018-2019, tutte le tappe del Giro d'Italia maschile, per sensibilizzare al progetto del rispetto del ciclista sulla strada. Lo scorso anno, nel 2020, durante il Covid, dovevo fare di nuovo per il terzo anno consecutivo il Giro d'Italia, ma ovviamente non è stato possibile, quindi ho battuto un quarto record pedalando per 12 ore sui rulli in casa, e raccogliendo
i fondi per acquistare oltre 10.600 mascherine che ha donato due ospedali del Piemonte, uno ad Ivrea e uno a Regina Margherita di Torino. E ad oggi continuo questa importante campagna del rispetto, perché credo che veramente sia importante far capire alle persone quanto ci sia, quanto anche la bicicletta porti benessere, economia, porti turismo, e soprattutto se si viaggia in sicurezza si può godere di quello che la bici ti regala: emozioni, libertà e sport. In questi giorni la mia giornata tipo è davvero bellissima, dovrebbero essere così tutte le giornate, perché mi alzo la mattina intorno alle 6, abbastanza presto perché le temperature sono alte, e quindi inizio a pedalare alle 7 del mattino. Ho diviso in 4 tappe questa pedalata lungo la ciclovia dei Parchi della Calabria e pedalo per circa 150 km. Diciamo che faccio un'abbondantissima colazione con tantissimi carboidrati, e poi cerco, una volta che inizio a pedalare, di documentare il più possibile le bellezze che ho intorno. Io vorrei fermarmi veramente tantissimo in ogni posto, ma il computer della bici batte i tempi, quindi non ho tantissimo tempo a disposizione, ma cerco di documentare il più possibile per permettere alle persone di vedere quanto è veramente favolosa questa ciclovia. Io ho la fortuna di starla pedalando in questo momento, e poi tantissimi agriturismi, tantissimi posti ci stanno ospitando per pranzi, per cene, per notti, e quindi ci stiamo anche godendo tantissimo il cibo locale, che ha come sappiamo un non so che particolare. E dopodiché dopo pranzo si riparte per la pedalata fino a quando non si raggiunge la fine della tappa, per poi rivedere tutti gli scatti, le immagini, e raccontarci con i ragazzi del team che mi stanno seguendo e che permettono che tutto questo sia possibile, in particolare la Cristina Doimo, che ha seguito tutta l'organizzazione, tutta la logistica, e segue anche tutta la logistica dei comuni d'Italia che invitiamo a mettere i cartelli del rispetto del ciclista sulla strada. Alla fine della giornata c'è un momento di condivisione con le persone locali e tra di noi, che è mancato in questo periodo del Covid. Vorrei dire a tutti quelli che ci stanno guardando innanzitutto fare un augurio, ma soprattutto lasciare il mio motto, che è Keep Brave, che vuol dire mai mollare, e ricordarsi che ogni sogno è possibile, tutti gli obiettivi sono raggiungibili, non facciamo i pigri, non ci nascondiamo dietro le scuse, ma prendiamo la nostra bici, pedaliamo intorno al mondo, perché avremo tantissime soddisfazioni, potremo incontrare un sacco di persone e renderci veramente conto che se tiriamo fuori un piccolo sogno dal cassetto e lo realizziamo, la nostra vita è più bella. Quindi, keep brave, non mollate, realizzate tanti sogni nella vita.